Israele sotto attacco, il podcast di ADN Kronos che racconta il conflitto in Medio Oriente. Bentornati da Valerio Masia. Da giorni ormai la leadership iraniana parla apertamente di risposta all'attacco israeliano del 25 e 26 ottobre. Dichiarazioni accompagnate da indiscrezioni circa i preparativi di questo presunto attacco. Tutto questo è dimostrato anche dai movimenti americani nella regione. 6 bombardieri B-52H sono stati schierati sulla base di Al Udeid in Qatar, mentre già da fine ottobre il 480esimo Fighter Squadron di F-16 è stato trasferito dalla Germania in Medio Oriente. Annunciato anche il dispiegamento nella regione di un ulteriore squadrone di caccia bombardieri F-15 e Strike Eagle. Recentemente poi il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha presentato al Parlamento il 22 ottobre il disegno di legge di bilancio per il prossimo anno fiscale che inizierà il 21 marzo del 2025. Il presidente ha affermato che uno dei principi fondamentali è quello di rafforzare la difesa dell'Iran, mentre la guida suprema iraniana Ali Khamenei continua a minacciare una risposta devastante a Israele. Le sue parole. I nemici, siano essi il regime sionista o gli Stati Uniti, riceveranno sicuramente una risposta devastante a ciò che stanno facendo all'Iran, alla nazione iraniana e al fronte della resistenza. Non è solo una questione di vendetta. Ma come si compone l'arsenale degli Ayatollah? Secondo diverse fonti incrociate dai media, tra cui il New York Times, può contare su varie armi più o meno sofisticate e temibili, dai droni kamikaze, tra i quali lo Shahed 136, i missili da crociera tipo Pave 351, i missili balistici terra-aria, quelli ipersonici e i nuovi modelli. Sono le armi più sofisticate affrontate dal sistema di difesa israeliano. Scopriamo allora nella nostra scheda quali le armi a disposizione di Teheran. Partiamo dai missili. Le armi iraniane sono notoriamente capaci di percorrere queste distanze anche in pochi minuti, con i normali missili balistici e ancora meno con quelli ipersonici. Il nuovo modello Fatah può coprire la distanza dall'Iran a Israele in 7 minuti, con una gittata di 1400 km. Già nell'attacco di aprile 2024 erano stati usati missili balistici ipersonici di lungo raggio Kaibar, noti anche come Khorram Sakar 4, cioè di quarta generazione. Possono raggiungere la velocità di Mach 8 nell'atmosfera, 16 fuori, con un'autonomia fino a 2000 km e una testata di 1500 kg. Teheran conta anche su missili balistici a medio raggio Haj Qassem, con un raggio di 1400 km e una velocità tra Mach 5 e 12. A disposizione anche il missile Shabat 3, con gittata tra 800 e 1000 km. C'è una versione potenziata denominata Ghadr 110, missile a medio raggio che arriva quasi a 2000 km di distanza con velocità massima pari a Mach 9. Tra gli altri missili balistici in grado di colpire Israele c'è quello a combustibile solido Kaibar Shekan, che viaggia a 5000 km fino a una distanza di poco inferiore ai 1500 km. Altri missili in dotazione all'Iran sono quelli da crociera Pave 351. Si tratta di cruise di lungo raggio che volano come un aereo, con un'autonomia di 1650 km a una velocità fra i 600 e i 900 km. Queste armi, secondo alcuni analisti, sarebbero state fornite dall'Iran anche agli alleati Houthi yemeniti e alle milizie filo-iraniane irachene. Ma l'arsenale degli Ayatollah non si ferma qui e conta armi diverse e molto più temibili. Ufficialmente l'Iran non ha armi nucleari. Tuttavia, come spiega il Wall Street Journal, è al momento l'unico paese al mondo privo di un arsenale nucleare, ma capace di arricchire l'uranio al 60%.
Anche se non risulta che il paese abbia compiuto l'ultimo miglio verso la ripresa di operazioni di assemblaggio di ordigni, come confermato dall'ultimo aggiornamento del rapporto annuale dell'intelligence americana, viene ritenuto in grado di disporre di combustibile quasi pronto per non meno di 3 bombe nucleari. Passiamo all'esercito. L'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran è considerato come la nona forza militare al mondo, potendo contare su oltre 350.000 unità, 190.000 sono professionisti e su 350.000 riservisti. In caso di guerra, però, si stima che potrebbero essere mobilitate fino a 10 milioni di persone. In Iran, inoltre, operano oltre 200.000 guardiani della rivoluzione, i cosiddetti Pasdaran, una milizia guidata da una profonda ideologia religiosa. L'Iran ha iniziato a produrre prima dei propri tank e poi dei missili balistici. Vediamo invece nel dettaglio come è formata la forza aerea e la marina. L'aviazione può contare sugli aerei Embraer 312 Tucano, F-14, MiG-29, F-5, F-7, Fokker F-27 e sui supersonici Sukhoi Su-30 MKM. Vasta è anche la gamma degli elicotteri, dai Tofan ai Mil Mi-17. In più ci sono 5 tipologie di droni di fabbricazione propria. La marina può contare su diversi sottomarini, anche potenzialmente nucleari, oltre a fregate, navi leggere d'attacco missilistico e corvette. Per concludere, vista la forza dell'esercito dell'Iran, non sarebbe un caso l'opera di deterrenza messa in atto dagli Stati Uniti per impedire una guerra tra Teheran e Israele, considerando anche l'alleanza con la Russia. Un'eventualità del genere, infatti, potrebbe scatenare un drammatico conflitto mondiale. Israele sotto attacco, il podcast di ADN Kronos che racconta il conflitto in Medio Oriente. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast, iscriviti al canale, abilita le funzioni, segui e notifica e lascia una recensione. Altre notizie, ultim'ora e approfondimenti su adnkronos.com.